Ci troviamo in questo villaggio, si chiama Irak, e approfittiamo di questo momento di tranquillità dove i nostri amici ci racconteranno un po' di storia della Tanzania in generale, per poi restringere la nostra attenzione nel territorio in cui ci troviamo oggi e per parlare delle tribù di cui stiamo parlando oggi. Ma è interessante prima di questo conoscere anche qualche cosa in più sulla storia della Tanzania. E perché adesso la Tanzania è diversa dagli altri paesi in Africa? Abbiamo più di 120 tribù, ognuna tribù parla la sua lingua. Se parla un'altra lingua, da noi è diverso anche di capire cosa sta parlando. E poi il primo presidente ha deciso di fare una cosa migliore per noi, tutti i tanzaniani o i cittadini tanzaniani. Quello che ha fatto è appena quando noi portiamo i bambini a scuola. E uno che è nato in questo luogo, quando inizia a scuola, significa non deve studiare qua, è la zona dove è nato, e deve spostare in un'altra parte, così si incontra con diverse culture, anche con diverse persone. E così l'ha aiutato tutti noi cittadini, perché adesso noi usiamo la Swahili come la lingua ufficiale. È molto interessante questo aspetto, vuol dire questa operazione che è stata voluta anni fa dal primo presidente della Tanzania, cioè quello di creare una unificazione del linguaggio, cioè della lingua. Ci sono più di 120 dialetti in questo paese e naturalmente era molto importante fare in modo che la popolazione potesse comunicare invece con un'unica lingua. È stato scelto lo Swahili e per integrare e per facilitare questo tipo di integrazione esiste un regolamento che prevede che quando i ragazzi devono andare a scuola non frequenteranno la scuola nel territorio dove loro sono nati, ma dovranno spostarsi in un'altra regione. Questo gli permetterà quindi di integrarsi e di conoscere anche la cultura di un'altra regione, di un altro popolo, di un'altra etnia e di conseguenza di uniformare il paese, di renderlo più compatto. È un'operazione che ha funzionato molto, oggi tutto il paese parla la stessa lingua e quindi tutta la popolazione può comunicare con la stessa lingua. Quindi sì, l'unificazione del popolo deriva anche dalla volontà proprio di questa mescolanza, sia religiosa, musulmani o cristiani convivono, e anche proprio famiglie all'interno della quale esistono culture religiose differenti, provenienze territoriali differenti, tribù differenti, ma possono tranquillamente convivere pacificamente tra di loro. E questo che cosa genera? Genera la pace del paese. Adesso entriamo nella cultura di questa etnia Iraq, in questo villaggio particolare, quindi stringiamo la nostra attenzione su questo più piccolo territorio e entriamo nella loro cultura. Per esempio andiamo a vedere come vengono confezionati gli abiti da sposa dalle donne che preparano a mano la realizzazione di questi abiti decorati. Questo a cui assistiamo adesso è la preparazione e la vestizione dell'abito matrimoniale. Allora, abbiamo visitato la tribù di Hadzabe e poi c'è la tribù di Iraq e c'è la tribù di Datoga. Quindi Datoga si dividono in due parti.
c'è questi che siamo venuti a visitare, questi che sono i blacksmiths, e poi altri pascolano come i Masai. Questi sono un po' diversi dai Masai o dei altri tribù, perché questi loro bambini vanno a scuola. Se vuoi sposare una moglie, devi pagare. Se ti chiedono 5 mucche, va bene. E la moglie non porta niente? No. Ah, c'è solo l'uomo. L'uomo che dà alla famiglia della moglie. Sì. I componenti della tribù da Toga provengono dall'Etiopia o dal Sudan. Praticano l'agricoltura e l'allevamento. Le donne lavorano le pelli, con le quali confezionano i loro abiti decorati con perline. Non sono nomadi ed abitano in rudimentali case di legno e fango. Usano allevare capre, asini, pecore e pollame. Gli uomini sono molto abili nella lavorazione del metallo. Raccolgono metalli di scarto che poi fondono in modo rudimentale per poi costruire frecce che scambieranno con i vicini delle tribù Azabe. Oppure realizzano oggetti ornamentali, parte del loro abbigliamento tradizionale, a volte vendute anche a viaggiatori di passaggio. Allora, interessante scoprire questa cosa. In questa abitazione qui abbiamo due camere da letto adiacenti l'una all'altra. Vivono due famiglie che sono di differente religione, di differente provenienza, quindi di tribù differenti, e convivono però nello stesso villaggio, addirittura nella stessa casa, e ancor di più condividono la zona pranzo, soggiorno, vita, che è dall'altra parte, opposta alle camere da letto, in piena comunità. Pur essendo, come dicevo, di differente religione e di differenti etnie. Una bella dimostrazione di come i popoli possono convivere se lo vogliono. Ora vediamo come questo signore prenderà tutti questi caschi di banane e riuscirà a caricarli su questa bicicletta. Il peso che si porterà presso è veramente notevole, ma siamo proprio curiosi di vedere come riuscirà a caricare tutto sulla bicicletta. Alla fine, come possiamo vedere, ce l'ha fatta. Ha caricato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o forse anche 9 caschi di banane. Questo è un albero chiamato Mwarubaini. Ed è un albero che in lingua locale significa 40. Perché si chiama così? Perché ha delle proprietà medicinali, e pare che le proprietà medicinali di questo albero consentano di curare ben 40 malattie differenti, e compresa la malaria, che naturalmente rappresenta un grande problema in questo territorio caldo e umido e ricco di foreste. Per la preparazione delle medicine si usa la corteccia mischiata con le foglie, con un procedimento che noi non conosciamo, ma comunque fa parte della medicina tradizionale. Peraltro questo è un albero molto diffuso, l'albero di Neem, di origine indiana credo sia, ma comunque molto diffuso anche in India, ma anche in Europa, e quindi è una pianta molto conosciuta, ma pochi sanno che ha tutte queste caratteristiche medicamentose. Qui al mercato insieme a queste donne Masai, loro sono qui per vendere i loro prodotti,
le donne Masai hanno delle grandi responsabilità perché sono loro che provvedono alle necessità della famiglia, quindi sono loro che devono provvedere agli studi dei bambini, a pagare la scuola e a pagare tutte le spese necessarie per la famiglia, e quindi il mercato è una fonte di reddito per loro, vendono i loro prodotti e che gli consentono di recuperare un po' di soldi. Adesso siamo in un atelier, si tratta dell'atelier di un artista che si chiama, o meglio si chiamava, Tinga Tinga, perché purtroppo non esiste più. Però tutti i suoi allievi hanno proseguito l'attività e continuano a produrre queste bellissime raffigurazioni, questi quadri che ci raccontano della vita quotidiana, delle tradizioni, degli abiti e dei colori tipici del mondo africano. D'altronde l'arte africana di pittura è ben nota, è ben conosciuta, è ricca ed è piena di contenuti ed è anche esteticamente molto gradevole. Sulla montagna Tloma siamo a circa 1600 metri di altezza, stiamo visitando questa piantagione di caffè. Le prime piante sono state installate nel 1929, quindi una piantagione piuttosto antica, e possiamo vedere che in effetti le piante hanno dei ceppi particolari e si notano le potature che vengono fatte mediamente ogni 10-15 anni, quindi si azzera sostanzialmente la pianta e la pianta ricrescerà e creerà nuovi frutti. Chiamo quanti ce ne sono annotati, ecco perché troviamo quanti anni.